Ok, allora siamo qua riuniti per la prima volta nella nostra storia del nostro canale a fare una cosa che sinceramente io odio, però vabbè. Unboxing time, allora oggi a casa è arrivato un bell'ordine della cifra di 400 euro. Dentro c'erano tante cazzettine, ma soprattutto il fucile del Gian. Quindi non è nostro, però non ce ne freghiamo il cazzo e lo apriamo lo stesso. Dai, prego, prego. Vai, vai. Tieni indietro, tieni indietro, vai, vai. Vai. Dai, Wing Chun, dai, tira. Quale strada della merda? Dai, tira, dai. Oh, fa un cazzo, sai. Venga, dai. Abbiamo un fucile della GMP! What the fuck? Quale? Abbiamo un bel... M4 là sotto, là, là nell'angolo. M4 EOD! EOD, basta. Vai, va. Non inclini di più. Vai. Fa palestra. Sì, ma se mi tiri via la mano, ma cazzo. Aspetta che non c'è niente. Attenzione, in verità non c'è il fucile, non c'è un cazzo, è un fail. È un troll. Oh, nell'angolo c'è qualcosa. Nell'angolo c'è qualcosa, allora. Poi nell'angolo. Perché sto qua ha comprato tutto l'equipaggiamento, quindi fucile, batteria, maschera, tutto quanto ha comprato. Sì, perché quando io farò la Kimbo questo sabato, cioè domani, lui inizierà. Che cos'è proprio? Cos'è quello questo? Allora, questa. Girati, devi tirare qua. Questa è lo spegnifiamma. Ah, lo vesche? No, uno spegnifiamma normale. Qua è roba per la batteria. E qua un attacco per quello tacco din. Tacco din. Adesso poi lo tiriamo fuori. Quello che ci frega è questo M4 che è un classico M4. Eccoci qua. Allora, intanto lei prende e apre questo così si vede meglio in telecamera. Allora, cosa abbiamo tra le mani? Prima di tutto non è nostro. Quindi cos'è? Ok, Gian, vai tranquillo, non te lo usiamo. Poi spariamo. Sì, ovviamente speriamo, dobbiamo fare l'accensione. Allora, troviamo un classico M4 A1. Perché dico A1? Perché abbiamo il paramano classico della A1 alla fine, ok? Ovviamente in plastica. A cagare in M4. È un M4 corto da CQB, quindi abbiamo la canna corta. Però invece di avere il classico calcio, la M4 che si chiama... abbiamo un crane faccia di merda, un crane che mi piace veramente tanto perché non va strano. Beh, è un GMP comunque, costa 250 euro con 5 posizioni, ok? Cushy metallo, full metallo. Classico maniglione che sparisce subito perché si può svitare, ricordatemelo, si può svitare qua alla PA, non è che ce lo comprate così e poi lo tenete così, no, potete svitarlo. Che poi il maniglione è il mirino posteriore, per chi non lo sapesse. Sì, ma è anche il mirino posteriore, faccia di merda. Penso che lo sappiano, no? Non si sa mai. Come cazzo fai a mirare? Senti, ci sono già i nostri compagni del club della giocata che non sanno neanche che cazzo serve questo qua. Quindi. Ma sono dei garzullini. Vabbè, non sa mai, ragazzi. Allora, siccome questo è nuovo e non sapevamo che dovevamo recensirlo, perché mi fa: oh, guarda che è arrivato il pacco oggi. Cioè, tipo 3 ore fa. E gli faccio: bello la recensione, dato che ci siamo. Quindi ciao. Non sappiamo niente di sto fucile. Ma allora, la cosa che vi posso dire, che vi ho già detto, è allora full metal, anche il caricatore da 300, canna corta da CQB, mi sa che c'è l'attack, lascia stare. Ma che due coglioni. Lascia stare. Non è bolt catch, quindi non c'è funzionamento bolt catch. Grip classico da M4 in ABS. Abbiamo sicuramente il vano batteria qua dentro. Allora, adesso andiamo a scoprirlo, perché se abbiamo un crane ci sarà un motivo. Allora, infatti non serve un merito cazzo, perché qua dentro non c'è assolutamente niente. E infatti i cavi saranno dietro. Qua abbiamo la finta, la canna di recupero gas. Sì, caso ne frega anche perché la canna di recupero gas. E nel paramani abbiamo questa lamettina qua che poi è nera. Comunque anche da aperto, un normale plasticone cinese, se schiacciato balla e si muove. Questo, porca puttana, è duro. Ragazzi, stiamo parlando di la GMP. È eccitato questo fucile, proprio duro. È duro. Il tuo cracker cos'è? È duro, pure tuo. No, il tuo cracker è GMP, pure tuo.
Ma poi l'hai premodificato, ormai. No, no, no. Ah, non ce la fai, mica fatto. Allora, ho notato che questo fucile qua presenta gli attacchi QD, ovvero quelli della cinghia a un punto. Ne presenti nel calcio crane. Il problema è che non c'è l'attacco QD. Dove cazzo è la cinghia QD? Non c'è la cinghia QD. No, quindi non c'è, non qui c'è. Dovete comprare la parte. C'è, c'è la cinghia qua davanti. Però davanti, sinceramente, non serve una benemerita minca se dietro non c'è sta. No, perché. Ho notato anche che c'è anche un'altra cosa, come il mio Magpul. Non presenta l'attacco cinghia, l'attacco cinghia qua attaccato alla fine, all'inizio del tubo. All'inizio del tubo. Quindi infatti io ho dovuto smontarlo e aggiungergliela. Quindi il fucile è solido, molto solido, anche se in effetti adesso ho preso in mano per la prima volta. Ehi là. Queste plastiche davanti sono comode, ma effettivamente non mi sembrano all'altezza del resto del fucile. Allora, perché il solido è molto bello, è molto solido, molto bello al tatto, ma le plastiche davanti non mi piacciono. Oh, pecca! Calcio crane, bisogna tirare via tutto il calcio. Tutto il calcio, che cazzo di macchina. No, devi fare tutto. Ah, no, figa, se c'è da cambiare. Guarda, il fucile esce nativamente come ogni GMP. Ovvero con l'attacco din. Dov'è il pezzo che... Per fortuna che il nostro caro S... No. No. Utilizza batteria con l'attacco din. Ah, ok. Quindi adesso, tralasciando il fatto di mettere in un calcio e cagate varie, attaccheremo la batteria da 7 e 4. Qual è la serie qui? Okay, aspetta, allora, guardate. Per fortuna la GMP è molto intelligente. Se voi avete la batteria classica, vi danno sto robino qua per infilare appunto la batteria. Ma soprattutto sto filo con l'attacco din. Ah, è qui. Ce l'abbiamo qui. In pratica dovete cambiare i fili della vostra batteria. E comunque l'attacco din, che è questo qui, è molto ma molto meglio rispetto a me. Ripeto, cosa molto buona, la GMP vi dà direttamente i cavi din, maschio e femmina, anzi due maschi e allora, due femmine. Allora, abbiamo una Zetto 74 1800 20C. Ah, non regge. Si sente, ascoltate bene, un prolungamento quando lasci il grilletto. Significa che probabilmente un ingranaggio tendenziale da sostituirlo, perché dovrà avere più denti. Allora, in pratica posso? Sì. Però devo fermarsi. In pratica il motorino non si ferma subito, ma continua col mezzo giro e ha una corsa in più. Quindi significa che quando voi lasciate il grilletto poco gonfiano, poi sì, lascia stare. Quando lo vuoi lasciare il grilletto, il fucile farà un colpo in più, sparerà ancora un colpo. Una cosa che sinceramente a me, amante del realismo, a me sinceramente non piace. La cosa è soluzionabilissima anche senza cambiare ingranaggi. Centraline e via. Non lo so, ti mette centraline, non c'è nessun problema, niente a lui. Quindi abbiamo, cazzo, il fucile però... Allora, ripetiamo, ci sono dei loghi serigrafati. Vada, falli vedere. Allora, qua abbiamo un logo con davanti qua ovviamente il classico tagliandino del piffero. Vado più vicino. Ah, proprio attaccato. Si vede. Molto molto carino, classico logo dei Marine. Credo. Sì, è lui. Ah, il più bello dall'altra parte. Allora, sempre sì. Abbiamo ovviamente la leva di selezione del fuoco, no, soltanto no. La parte sinistra. Vabbè, come cazzo siamo. No, faccio vedere prima qua. Si vede entrambi. È bellissimo. Ma è la parte più bella è per selezionare il fuoco. Perché cosa abbiamo nella sezione del fuoco? Abbiamo il quiet, allora, ovvero il silenzio. Abbiamo sopra ci sono scritto Navy Supreme Warfare Center. Sì, ok. Crane. Poi vabbè, quiet, solo e go loud. Cioè, quindi silenzio, solo, che praticamente tipo solitaria, e go loud, ovvero fai tanto casino, brutto bastardo. Guarda, quella scritta merita l'acquisto del fucile. Sì, veramente. Non l'ho mai trovata. No. Mai. Cioè, sapevo che c'era, perché comunque anche nello Zombie Killer c'è più o meno una cosa simile, sì, della GMP.
Però sinceramente l'ho ancora, non l'avevo mai vista io. Ma sì, di persona, dico, mai vista. Poi anche il delta di ring davanti è molto, molto carino, fatto molto bene, non si muove assolutamente niente. Allora, provo a prendere un attimo il calcio, voglio sentire se il fucile è equilibrato. Oh, raga, è un ottimo fucile. Questo coso qua, personalmente, non. Vabbè, quelli sono semplicemente le buste. Wow, che rischio. Questo è rischio forte. Però guardalo subito. Guarda, il fucile non è equilibrato per un cazzo, perché tende troppo indietro. Quindi la batteria avrebbe dovuto montarla qua davanti, perché così adesso avremo un frontale più leggero. Significa più maneggevolezza, ma significa anche che peserà di più nella batteria. Vabbè, basta spostare i fili davanti. Mi sono cagato addosso. Io alla grande. Niente, dopo questa recensione ad minchiam, recensione unboxing, il nostro primo unboxing. Prima è recensione fatta a cazzo perché non sappiamo cosa c'è dentro. Probabilmente c'era un 920 perché era GMP, mette sempre quelli. Poi appena riusciremo a capire cosa c'è dentro, così nella descrizione. Vabbè, raga, vi mettiamo un link sotto di un negozio, andate a vedere cosa c'è nella descrizione. Beh, o in descrizione metteremo cosa c'è dentro. Abbiamo un caricatore monofilare? Abbiamo un monofilare. Un'altra cosa scoperta al momento. Niente, io vi ricordo sempre. E non mi sembra neanche solido comunque. Di iscrivervi al canale. Allora, dovete pigiare la mia testa. Anzi, il mio cristino. Eccolo qua. Abbiamo capito. Dai, ragazzi, allora la prova di tiro, guardatela, godetevela e ci vediamo alla prossima recensione, allora, montaggio di rosso. Iscrivetevi al canale, pollicciasso in su, non far quelle facce, coglione, se no ti vedo. Lo so che ti vedi, coglione, c'è la fine qua apposta. Allora, se no arriva una bella fiddle con un GMP nella minchia e nella minchia. Dai, muoviti, parla, deficiente. Andate sulla pagina Facebook, che lì ci sono tanti altri cosetti molto carini, anche divertenti. Andatevi a vedere, porco di quel cane, la fiera di Novegro, che è molto divertente e molto carina. Ci sono anche tutti gli altri youtubers, andatevi a vedere anche i video degli altri youtubers. Basta, ricordate, pollice in su, madonna santo. A sto punto passiamo alle conclusioni. Secondo lei le donne la fanno la cacca? E con questa notizia bomba a Top Gear vi lasciamo qua. Ciao a tutti ragazzi! Para-